Vuoi vedere che ti sbatto al muro? Come cosa? Come... Non nominiamo persone di merda. Non so, non mi ricordo neanche no, chi mi chiama. No, infatti non nominarlo perché lo stavano picchiando. No, no, sono al Sauras, stiamo mangiando adesso e dopo vado a prendermi la borsa da Gucci. Sono stata in zoppo. Che rottura. Carla, io ti sbatto mi fuori. Mi stai sul cazzo, lo sai? Mi stai sul cazzo, Gaia Bianchi? Me lo dicono in molti. Oddio. Dove sei di bello a spendere soldi? Dove devo essere? Per mangiare. Sei a Milano. Ciao, coglione, un po' mi manchi, Gala. Non hai capito? L'uno, quando arrivo a Milano, ok? Andiamo a ubriacarci, a me non me ne frega un cazzo dieta o cose. Vogliamo far vedere il piatto che mangiate? Dai, facciamo vedere il piatto che mangiate. Ecco, raga, la dieta. Questi, aspetta, spieghiamo cos'erano, tortellini, panna e prosciutto, raga. E c'è anche sopra. Sì, ma ascolta, i bambini in Africa muoiono, finisci tipo i tre tortellini di merda. Muoviti. Io mi dissocio. Muoviti. Io mi dissocio. Beh, è frizzante, ma è mio... Che schifo. Amo, penso che potrei vomitare. Raga, comunque ci stanno guardando i camerieri. Ah, sì. Ma quando torni in Italia? L'uno. Mai, non torna mai, la rapisco. Carla, io. Cosa ha mangiato che anche lei si è ti rapisco muore. Pure a te, ti rapisco. Ma perché ce l'hanno messa? Raga, vogliamo ridere. Allora, ieri stavamo passeggiando sulla Ocean Drive, che è tipo una delle vie più in di Miami Beach, dove ci sono tutti, dove c'è la movida. E c'era tipo questa famiglia italiana. E cos'è che hai visto? Uno è entrato nella mia live che ha scritto fai il cuore con le mani, che è lo stesso che era pensato nella mia live. Tu sai, c'era questa famiglia italiana, così no, ridiamo, scherziamo, a un certo punto vai, siamo con lei che ha fa famosa, no? Non sto né ridendo né scherzando. A un certo punto tipo fa Gaia Bianchi, la madre, raga, la madre. Oddio! Ma qua? C'era la figlia, no? Ma ieri la figlia, sera, oddio, così io un po' presa male perché era un po' presa male, però stracarine. Arriva il bambino più piccolo ancora e mi fa, ma tu come ti chiami? Nome e cognome? Io faccio Gaia Bianchi. Come la canzone, aspetta, come la canzone. Mi guarda i tacchi, mi fa, con i tacchi! Io tipo, io così, ma ragazzi, il bambino avrà, quanti anni avrà avuto? Tipo 7, 8? Il bambino 6, 7. 6, raga. Il bambino 10. Raga, con i tacchi neri, tra l'altro. Oh. Poverina. Anche a Miami, capito? Poverina. Che carini, sono venuti a fare la luna di miele e si sono portati i bambini. Anche mia l'hanno fatto, e hanno portato me, abbiamo fatto New York, Los Angeles, San Luis, San Francisco, Santa Cruz, Santa Barbara, abbiamo fatto un mese intero. Tu hai rotto i coglioni tuoi? No, zero, ma poi io dormo che neanche le bombe mi svegliano, quindi sicuro. Anche io uguale, tranne un flash che mi punta Gaia Bianchi addosso alle 3 di notte, questa maleducata. Che poi ero pure girata di schiena, capito? Ma il flash mi metto da allora, togli il flash alla mano. No, ma non ce l'avevo neanche io, ce l'avevo lei. Io mi stavo togliendo le scarpe. Sempre colpa tua, prescindere. Vai tra, tanto sono abituata. Che poi minchia, ha dato una testata contro il fuoco del letto io ieri notte. Vabbè. Quando torniamo, amo l'uno, sono a Milano. Se volete venire l'uno, raga, l'uno, tutte a Milano e andiamo a far serata. L'uno che giorno è? L'uno è mercoledì. Mercoledì. Andiamo a far serata, raga, mando 13 bottiglie, gli ultimi soldi che mi rimangono. Vabbè, perché l'uno ti si sblocca la tazza. Capito? Ma no, l'uno è già sbloccata. Oh, 6.000 euro di
Cavolo. Non c'è bisogno che ti paghi. La sugar mama. Abbiamo tutti invitati. Madonna, raga, basta, basta, però se non cazzo vengo anch'io. Basta, fanculo la no, io non ti voglio, te no. Ma chi viene con te? Ma cosa vuoi tu? Cosa pensi, che viene a Milano e non viene a far serata con me? No. Cioè, non ho capito. Voglio vedere. Ti vediamo a prelevare, forse da Milano. Milano, serata a Milano. Mi risveglio. A Milano mi risveglio. Uno mi fa, io solo ti caccio contro il muro. Ma chi? Cosa uno fa? Mi caccia contro un muro. Lui si caccia dentro il muro. Dentro il muro. Madonna. C'è il cameriere che mi fa una pelle. Ah, ragazzi, specchio qui a parlare, no? Per forza, raga, ho bisogno di bere la belvedere, perché qua non ho la belvedere. Ma poi cagare, ho soldi, vorrei che mi dare un bacino. Sono tutti i cittadini con l'altro. È molto molto. Vabbè, l'America è così. E poi villaggio con una G, ristorante italiano con una G. Allora, Quentano dice con un artista italiano e dici che dolce. Aspetta, ma lasciamola qua, cioè, lasciamola qua. Ascolta, non ce la faccio più io, non ce la devo fare. Ah, io non ce la faccio più. Non vedo l'ora che se ne vada. Adesso dico, ieri per colpa di Alessia e Carla non siamo partite per le Bahamas. Questo è querela. E io ero l'unica che aveva il passaporto, perché ovviamente, capito? E chi è che voleva andare a tutti i costi? Alessia mi ha svegliato presto. Mi capito tutto, mi mettevano ansia, fretta, arrivavo là, chi è che non aveva le cose, loro due. Ma infatti dovevi partire da sola. Potevi andarci da sola. Ma paura lasciarci la macchina. Ovvio. Ma ti pare che ti lascia la macchina? Ti pare? Ti pare? Lei l'ha l'unica presa due regali con la patente, ti pare? Per 5 minuti! Crack! Ma ieri? Eravamo in un parcheggio, dovevo parcheggiare la macchina, solo che era un po' stretto. Allora, te la parcheggio io, minchia! Ma dai, fa per far partire la macchina, crack! Toccato sotto il marciapiede! Ma come fai a fare la diretta che a me qui non prende? C'è il wifi! Amio! Che ovviamente! Ma come sei pure intelligente! Hai visto? Mamma mia! Dai raga, chiudiamo sto punto, che mi sento male! Beh, chiedi! Ovviamente, senza di me la vita no, il mondo non va avanti. Ma devi capire che se ci sei tu, noi ci, capito? Certo, ce la giamo. Sì. Ma tu non ci vuoi quando stanno in tour, è Gaia che ordina. Tu non hai capito, loro maleducatissime loro, capito? Che non guardano in faccia nessuno. Cioè, io che sto là, cosa volete da mangiare? Allora, allora, se tu sei educatissima con il mondo intero, però con i tuoi fan, con tutta la gente che ti circonda, con la tua manager, no, con le tue amiche, io la querelo perché questa è diffamazione. Sei una pezza, sei una fake bad bitch. Adesso amiche perché... Allora, fake bad bitch, diciamo qualcun altro. Allora, ragazzi, gentilmente mandateci le registrazioni di schermo dove Gaia ci sta infamando. Carla cadi durante il volo, zitta. Chi l'ha detto? Gala. Bastarda, no, vabbè, basta. Allora, Gala, sappi che sei finita. Guarda, e sappi che nel volo c'è anche Gaia. Madonna, ma amore, ma io sto ricordare. Ma questo è perché siamo nel mondo. Dopo questa, Maria. Io sono immortale. Di essere a Miami, mi vorrei far vedere il conto. È tipo la metà di quello che ho pagato la mia colazione di stamattina. Infatti, ma perché? Raga, sono scioccata. Cioè? Leggi il conto quant'è. E raga, cosa? $23 un piatto di tortellini? Sì, ok, $35 il conto totale. Ho pagato il doppio io per fare colazione stamattina. Ho un uberizzo. Sì, ma questo comunque tanto. No, $23 però stamattina lei ha pagato tanto, cioè di più. Ma lei paga sempre tanto, perché vuole prendere le cose particolari. No, perché prende Uber Eats, che fa le tasse, la mancia, sto cazzo, fanculo. No, io la mancia non la lascio, pago tanto. Beh, ci manca. Io prendo due robe da $20 e quanto scritta 60, non si capisce come. Ma cosa hai preso stasera? Ho preso una laser eagle e una botox, perché non mi ha mangiato. Vabbè, quindi quant'è il totale? $35. Allora Gara dice, Alessia, cosa ti sei mangiata a colazione? Un bovino, basta. Un bovino? Allora, per favore.
Allora, gara, ho preso una sai bowl, quella con la granola, le noci, quelle robe lì. E poi un avocado toast che però non ho mangiato, che è quello con cui sto facendo colazione un po' tutti i giorni. E comunque di certo non arriviamo alla tua colazione di Bari dove mangi uova e cinque... Allora, vogliamo dire a... Ma perché vogliamo parlare della colazione di Venafro? Gara, cosa ti sei mangiata a Venafro? Vogliamo raccontare cosa ti sei mangiata a Bari? 5 brioche alla Nutella, 4 uova, 7 fette di prosciutto. Comunque io a gala manco tantissimo, ma proprio tanto. Manco come l'aria. Sei vergognosa, sei vergognosa. Pensa che a giugno non viene neanche in tour. Vabbè, niente, non mi dice più niente. Andiamo. Gaia che paga, ricca. Ricca donna bianca. $40 per un piatto di pasta. Così. $40, porca puttana. Poi uno non deve bestemmiare. Raga, è bagnato? No. E poi uno non deve bestemmiare per $40 un tortellino. Vado fuori a fumare io. Amore, vai a fanculo. Cioè, mamma mia, raga, qua come comunque ci si spennano proprio. Sti bastardi. Qua, qua, amore, che c'è... No, ma devi aspettare altre, amore. No, perché no? Che egoista. Ha parlato che io e te ci prepariamo e ce ne andiamo. Tutti i giorni. Sono andato in bagno? Eh no, dove? Guarda che non ti piacerà nulla comunque, la mia scheda. Tanto c'è scritto in testa tabacchi. Sì. Sì, sì, l'ho letto anch'io. C'è scritto in testa lingua shit. Ma un fidanzato qua che mi può comprare le cose? Amore! No, Burberry, dobbiamo entrare. Ma sai andiamo. Che c'è la fine in tutti i negozi qua? Pure? Sì. Io sono Gaia Bianca, aspetto ancora di più. Comunque, se tua sorella Gala scrive ancora qualcosa, dille che lei non mi può parlare finché non torna in tour. Sì, infatti Gala... Che tutte le date di giugno se le salta. Veramente? Sì, quindi che vuol dire che io a giugno sono serena, rilassata. Anche il 9 luglio si salta Caltanissetta. Inaccettabile. Infatti mi sa che la maglietta con scritto Belvedere non gliela diamo. Hai spoilerato una roba. Non avevi... Ma se l'hai repostata anche tu. Ok, ma non ho detto cosa. Chiudiamo la live. Allora, adesso facciamo Burberry, poi facciamo Fendi, Versace, Prada. Balenciaga fa schifo, non c'è niente. Mamma, ma... Oh! Ragazzi, no. Corinna, amo, non so se sei ancora dentro la live. Comunque un giorno mi porti a fare shopping, così mi dici cosa devo comprare. Ma magari, di marca. Anche a me mi prenoto. Corinna, veniamo a Roma e ci porti a fare shopping, ok? Facciamo... Mi fai un outfit, ti lascio budget illimitato, mi fai un outfit. Oddio, budget. Intanto la vedo pericolosa, vuoi fare la mia carta? Sì, quella del managgio.